Sì, sono un medico che ha comunque sempre avuto la passione, come un po' Luciano, per la politica, per il senso civico che ognuno di noi poi ha, perché poi tutto quello che fai nel lavoro, nella vita comune, voglio dire, devi dimostrare appunto quello che sai fare, quello che puoi dare. Angelo Agnolucci, medico, gastroenterologo in pensione ed ex presidente dell'istituzione Giostra del Saracino, guiderà dunque la lista Rally Sindaco, una lista che porta appunto il nome del candidato sindaco del centro-sinistra, Luciano Ralli. La presentazione in Palazzo Comunale alla presenza dei candidati per la maggior parte donne. Coerenza, competenza ed inclusione, i cardini dell'impegno politico. Ho sempre avuto questa passione, oramai ho fatto già 12 anni di consigliere comunale e quindi credo che mi rimetto in gioco volentieri proprio perché questa lista è congeniale per tanti motivi. Uno per la coerenza e la capacità di ascolto che Luciano ha dimostra, e quindi che tutti gli hanno riconosciuto, che è una delle caratteristiche essenziali, soprattutto, come detto prima, anche della competenza delle persone che sono dentro questa lista, che quindi possono in qualche modo tutti insieme dare il loro contributo nei pensieri, nei progetti per poter migliorare proprio l'assetto di questa città e soprattutto poi quello che è importante è l'inclusione, perché qui stiamo vivendo momenti drammatici, degli anni della crisi senza fine, dove vediamo sgretolare sempre di più l'assetto economico e sociale di questa città e quindi chiaramente dobbiamo metterci tutti insieme a fare sì che non tutti i nostri cittadini, soprattutto quelli che rimangono indietro, che siano tutti insieme e in qualche modo aiutati a vivere e a sopravvivere a tutto questo momento brutto, drammatico che questa crisi economica ci sta prospettando. L'outsider è Alessandro Ruzzi, che si dichiara apertamente deluso da Alessandro Ghinelli, ma non è solo questo il motivo della sua candidatura. Un'amministrazione che ha perso forse troppo tempo anche sulle questioni giudiziarie, che purtroppo rischiano di essere un fattore determinante, perché il candidato Ghinelli e i numerosi esponenti della sua maggioranza potrebbero essere rinviati a giudizio. Questo è un lusso che la città non si può permettere. Quindi, non senza tormenti, ho deciso di sostenere Luciano perché fra l'altro penso che condividiamo una cosa, qui bisogna ritrovare dei valori, la capacità di vedersi tutti insieme per superare questo momento che temo sarà ancora veramente difficile. Rally Sindaco è una lista che porta il suo nome. È la prima volta che c'è una lista proprio per il candidato sindaco nelle fila del centro-sinistra. Ecco, questo come la fa, diciamo, sentire? Sì, la soddisfazione di avere cinque liste che appoggiano la mia candidatura a sindaco. Questa lista è composta da aretine, aretini che hanno creduto e hanno condiviso alcuni punti programmatici del programma con cui mi presento all'elezione del 20-21 di settembre. È una lista molto variegata, abbiamo liberi professionisti, abbiamo dei giovani, abbiamo dei precari, abbiamo dei disoccupati, abbiamo degli imprenditori, insomma abbiamo l'espressione della comunità di Arezzo. Abbiamo anche esperienze politiche diverse, alcune anche dei pensieri diciamo, diversi che stanno dentro una lista. Questo è un segnale di apertura, una lista quindi che è anche un laboratorio politico. Vorrei essere il sindaco di tutti gli aretini e questo è un segnale d'apertura. Nella presentazione i candidati il tratto che le hanno, diciamo, riconosciuto di più è la sua propensione all'ascolto. Beh, credo che la prossima amministrazione debba essere caratterizzata proprio da una discontinuità rispetto all'amministrazione Ghinelli. Sarò il sindaco dell'ascolto, della partecipazione, del sindaco ponte rispetto al rapporto della città con la regione, col governo, con l'Europa, ma anche ponte all'interno della città tra zone diverse, centro storico, quartieri urbani e i 49 paesi della città, ma anche ponte rispetto a settori della società molto diversificati, con interessi anche a volte contrapposti. Dobbiamo metterli insieme per vincere la sfida dei prossimi mesi, dei prossimi anni, tutti insieme.